Giornata del campionato di Serie A tra Lecce e Brescia. Ma andiamo a vedere subito le formazioni. Cominciamo dalla Brescia. C'era un dubbio in difesa tra Galli e Bonera. In attacco tra Iglitare, l'albanese che giocava nel Kaiserslautern in Bundesliga, al posto di Hubner, e Mazzone ha preferito ancora una volta il giocatore albanese davanti a Roberto Baggio. L'apertura per Antonio Filippini, quindi Baggio. Avanza Baggio, Tare, palla. Ecco Petruzzi, supera la linea di centrocampo, si ferma, preferisce appoggiare a Diana, va a recuperare la posizione difensiva Petruzzi, ancora Diana, verticalizza il gioco per Baggio, Baggio contro Savino, ancora Baggio, attenzione Baggio, 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 l'uscita, Chimenti, poi rete, Baggio, ancora lui, straordinario, al quinto minuto. Baggio ha sbagliato una prima volta e la seconda volta li ha puniti, Baggio è un giocatore così, è un fuoriclasse, è un demonio, un inafferrabile, quando sembrava che si trovava questa palla tra i piedi, gli aveva tirato addosso a Chimenti, è riuscita ancora una volta a catturarla e a far gol, veramente indemoniato. Questo è un giocatore che merita ben altre platee. E ha battuto il suo record personale, che risaliva al campionato 97-98, segnò per 5 partite consecutive dalla 30esima alla 34esima giornata, adesso segna da 6 partite consecutive la rete numero 168, eguaglia quindi Battistuta e distacca Signori, che invece è fermo a quota 163. Veramente una media straordinaria per Baggio, che sta dando una mano fondamentale al Brescia. Ma sai, questi fuoriclassi quando si convincono che possono ottenere dei grossi risultati e si concentrano bene, senz'altro diventano poi determinanti, fanno differenze, è inutile nascondere. Ma lui ha sbagliato una prima volta calciando di sinistra e Chimenti è stato bravo. Esce bene però Bonera, Bacchini, Baggio. C'è il fallo ai danni di Baggio da parte di Savino, che forse viene ammonito. L'arbitro infatti estrae il cartellino giallo. Savino è il primo ammonito dell'incontro. Continua a tenerlo, continua a farlo marcare, ma a mio avviso Baggio è un giocatore che anche se lo ingabbi si smarca bene, al momento opportuno riesce sempre a farti male. Ecco Baggio, perde palla, la riconquista in questo momento. Poi c'è un contatto con Valleri, piccola discussione in campo. In anticipo su Giorgetti, Diana centralmente per Baggio, ancora Baggio apre il gioco a sinistra dove sale Bacchini, Petruzzi, Baggio, ancora un buon pallone per Diana, cerca il cross, ottiene il calcio d'angolo, prosegue, poi palla persa, attenzione Antonio Filippini, il tacco per Baggio, attenzione Antonio Filippini, Chimenti, miracolo, ancora una cross verso Baggio, palla alla porta Baggio, esce dall'aria, lo insegue Savino, raddoppia Piangerelli, Baggio tiene il calcio d'angolo, è stato potuto vedere da qua, Baggio, seguiamo adesso questa azione con Bacchini, Baggio, raddoppio di Balleri, Bisoli, verticalizza Bisoli, in profondità per Baggio, spalla alla porta, ancora Baggio, Bacchini, c'è Baggio a sinistra, riceve il pallone in questo momento, ancora per Bacchini, il cross di Bacchini verso Tare, schiaccia di testa, ha messo fuori il pallone Calori, Baggio, si fa vedere Bacchini, tiene palla Baggio, ora Baggio si ferma, se ne va a Vasari, poi il pallone scambiato con Emanuele Filippini, Baggio, non c'è più tempo. Allora 1-0 per il Brescia in questo primo tempo con la rete, lo vedete qua, di Roberto Baggio. Sinistra, quindi formazioni con il Lecce, con Chimenti, Savino, Viali, Dainelli, Balleri, Vasari, Piangerelli. La palla verso Baggio. Subito Savino in chiusura. Pallonetto di Baggio per Bacchini. Emanuele Filippini. Sale Emanuele Filippini, Baggio. Triangolazione. E poi chiude. Parte lì che diventa molto importante, e da quest'altra parte Giorgetti, se non spingono sugli esterni diventa dura, perché questo Brescia è veramente forte, sta facendo una grossa partita. Seguiamo questo calcio d'angolo con Baggio, attenzione, pallone dentro, incredibile, direttamente da calcio d'angolo, straordinario, tutti fermi, nessuno si aspettava la botta diretta di Baggio in porta. Ormai Baggio ci meraviglia sempre di più, guarda, è una roba veramente fuori dal normale. Io quando cercavo di elogiarlo, di decantarlo prima, non trovavo neppure gli aggettivi per questo giocatore, che per me è sublime. Tra l'altro è stato sempre
un mio amore, tra virgolette. Per me i grandi talenti devono sempre giocare, non c'è niente da fare. Mi meraviglio come abbia avuto dei problemi in qualche altra squadra. Riguardiamo Gianni. Straordinario. Sì, straordinario, anche se sul primo palo forse lì insomma sono stati un po', hanno fatto un po' una dormita, perché non si aspettavano. Nessuno si aspettava. Le cose che nessuno si aspetta, che nessuno pensa, neppure noi da fuori. Guarda che cosa, lo pensa lui in campo e noi da fuori che siamo qui a commentare non riusciamo certe volte a intendere quello che vuole fare. Del KO di Baggio anche lui. Seguiamo ancora Baggio. Diana. Loro si sono lasciati veramente plagiare da questo demonio di Baggio, la verità è questa, è inutile discutere che poi intorno a Baggio c'è stata tutta un'organizzazione di gioco, come dicevo poc'anzi è un altro tipo di discorso. Ecco Mazzoni in piedi, 4 stagioni a Lecce, 2 in B, 2 in A. Mazzone merita veramente un plauso perché è un allenatore che non molla mai, che sta sulla breccia da una vita e ha dimostrato veramente di essere un grande, vedi, corregge la squadra anche in corsa, questa è la dimostrazione che hanno voglia di dire, di raccontare che gli allenatori arcaici sono quelli che dovrebbero stare a casa quando invece sono gli allenatori che vedono la partita, seguono tutti i movimenti tattici della propria squadra. Il fischio dell'arbitro. Invece Lucarelli aveva battuto subito e ci sarà cartellino. Subito, certo, perché lui voleva cartellino per Baggio. Ha munito Baggio per protesta intanto già. Ma io non so Baggio cosa avesse detto, ma non mi sembra proprio il caso. Non ho del vero per Lucarelli, loro devono giocare, ripeto, sugli esterni, c'era Vasari libero. Attenzione a Baggio, Baggio, tiro! La respinta sulla conclusione di Emanuele Filippini. Antonio Filippini dentro per Baggio, ancora Baggio, cambio di passo. Vedete, si porta fuori due uomini dall'area di rigore. Attenzione perché sono 5 contro 3. Ancora attenzione, contatto, calcio di rigore, sì. Calcio di rigore, ha fischiato subito l'arbitro. Ok, rivediamo. Abbiamo rivisto il contatto e adesso per Baggio c'è la possibilità della tripletta. Baggio che ha una percentuale di realizzazione sul dischetto dell'88%, come Maradona. 3 punti in più di Boninsegna che invece ha l'85% di realizzazione. Ecco qua Baggio, tiro, rete, 3-0. Sì, poi vedi, sul risultato già acquisito diventa ancora più forte. Non possiamo neppure dire che questa è una magia, la magia l'ha fatta già prima, è stato veramente un prestigiatore. Prima ci ha fatto vedere un gol direttamente sul calcio d'angolo che non li vedevamo da una vita. Adesso per lui è stato abbastanza semplice fare questo rigore, è andato tranquillamente, senza prendere rincorsa, un passo abbastanza normale, ha fintato e chi menti giù da una parte la palla dall'altra. E quindi Baggio sale a quota 170 reti in Serie A. Adesso supera nettamente Battistuta. Sentiamo Paolo Assogna da bordo campo. Davvero molto bello l'abbraccio tra Mazzone e Roberto Baggio. Baggio è andato verso il suo allenatore e gli ha detto grazie, Mazzone l'ha ricambiato, no, grazie a te, gli ha detto. A destra, sul primo palo, questo giocatore, che come ti dicevo prima, quello che mi ha meravigliato ancora di più, proprio sul piano fisico atletico, sul piano proprio della corsa. Adesso vediamo che cosa è capace di inventarsi. Ne ha già fatti 3 Baggio. Pallone verso Korzmiński, poi Viali mette fuori, ancora Baggio, ancora in porta sta tirando, palla alta. Adesso un po' esagerato perché sai, una volta forse anche due, però lui ha tentato secondo me qualcosa. Petruzzi verso Baggio, attenzione, ancora Baggio, tiene palla, poi la sponda per Bachini, scarica però il pallone, carambola su Hubner. Baggio che al 90° continua ancora a correre, a tenere palla, ad essere lucido, specialmente negli appoggi. A onor del vero io nella sua lunghissima carriera non l'ho mai visto. Ed eccolo qua, il triplice fischio di Castellani. Allora una tripletta di Baggio risolve questo scontro diretto per non retrocedere. La prima rete al 5° minuto del primo tempo e poi al 14° della ripresa con un calcio d'angolo. E quindi al 33° con un calcio di rigore per un fallo precedentemente commesso da Dainelli ai danni di Emanuele Filippini. Ecco qua in sovrimpressione le 3 reti di Baggio, che sale quindi a quota 170 in tutto, a quota 10 in questo campionato. I giocatori del Brescia vanno a rendere omaggio
ai 500 tifosi giunti da Brescia per seguire la propria squadra in questa difficile trasferta. Sì, Tommaso, un grandissimo Baggio. Io già sono curioso di leggere i giornali domani, i titoli che sicuramente diranno Baggio ha matato questo Lecce, Baggio che è stato un ha catturato lui il risultato, è stato lui determinante, tripletta di Baggio che batte il Lecce. Diciamo anche una verità, che Baggio sicuramente è stato determinante, ma ha avuto un'organizzazione di gioco, una squadra a sua disposizione che è stata encomiabile sotto l'aspetto tattico e sotto proprio delle strategie in campo, anche perché Mazzoni li ha messi